educare i ragazzi fin dall'età scolare a dare importanza e valore al territorio. Così può essere riassunto in estrema sintesi il progetto Io vivo qui, cittadini in erba, territorio, paesaggio, comunità. Un'iniziativa promossa dall'Assessorato Provinciale all'Urbanistica, Enti Locali e Personale, dall'Assessorato Provinciale all'Istruzione e Sport, dal Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste, dal Dipartimento della Conoscenza attraverso la STEP, la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio. Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ha avuto quale finalità l'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, a partire dalla conoscenza e dalla riflessione sul territorio paesaggio nel quale i ragazzi vivono. Il progetto nasce all'interno di una cornice istituzionale e culturale. La cornice istituzionale è quella della riforma urbanistica e della riforma delle comunità di valle. Quella culturale forse è più legata ai piani di studio provinciali che riguardano tutta la scuola trentina. Entrambe o tutte e tre queste cornici richiamano un'idea di cittadinanza che si incardina sui principi dell'autonomia e della responsabilità. Si tratta di percorsi centrati sulle varie dimensioni, cognitiva, affettiva e volitiva, dell'educazione alla cittadinanza, che mirano a coinvolgere gli alunni a partire dal loro vissuto e dai loro luoghi elettivi, per condurli a sperimentare forme attive di dialogo con le istituzioni e la comunità. Il progetto nasce su tre idee forti, un'idea di paesaggio, un'idea di comunità e un'idea di scuola. Quindi quando noi parliamo di un progetto Cittadini in Erba, Io vivo qui, è un'educazione alla cittadinanza attiva, alla cittadinanza responsabile, esercitata dentro il paesaggio, dentro il territorio. Quindi la finalità di questi progetti erano proprio di educare i nostri ragazzi a vivere dentro il territorio, esercitando diritti, esercitando doveri e vivendo proprio da protagonisti attivi, partecipi. Non a caso molti di questi progetti, oltre alle dimensioni della conoscenza, della ricostruzione, del vissuto, si sono tradotti anche in concrete proposte alle amministrazioni comunali di ripristino di alcuni luoghi dove i nostri piccoli cittadini hanno il diritto di vivere e nei confronti dei quali eserciteranno da adulti il loro dovere di cittadini. Hanno partecipato al progetto gli istituti comprensivi di Vigolo Vattaro, Levico Terme, Centro Valsugana, Valle Rendena, Predazzo, Rovereto Sud, Riva 2, Folgaria e Lavarone, Predazzo, Tesero, Panchià e l'istituto scolastico omnicomprensivo Ladino di Fassa. Ma come è stato concretizzato il percorso con le scuole? Si è condiviso il progetto, le metodologie, la volontà, in maniera tale che i dirigenti passassero questa informazione ad alcuni insegnanti, per cui successivamente si è costituito un gruppo di insegnanti referenti che avevano piacere di partecipare a questo primo anno di sperimentazione. Sono stati 10 istituti scolastici, cioè 19 classi e più o meno un range di 400 studenti. I progetti hanno avuto una metodologia simile, seppur diversificata in tantissime attività e strumenti didattici, nel senso che hanno avuto per lo più una fase esplorativa iniziale dell'area di intervento dove il progetto voleva concentrarsi, una seconda fase invece di studio più delle conoscenze storiche, storiche e sociali, economiche oppure naturalistiche o geologiche dell'area, ed infine una parte più progettuale, condividendo con i ragazzi la volontà di realizzare un qualcosa che potesse essere portato alla cittadinanza. Perché il progetto, come diceva anche la dottoressa Beatrice De Gerloni, è un progetto che unisce il senso del paesaggio alla volontà di creare educazione alla cittadinanza attiva. Per la provincia autonoma di Trento, che molto ha investito attraverso il piano urbanistico provinciale, il progetto Io vivo qui ha una rilevanza strategica. Il tipo di paesaggio che abbiamo in mente noi è un paesaggio che si costruisce, un paesaggio che ha bisogno dell'interazione tra l'uomo e il territorio e l'ambiente. E proprio in questo senso per noi il paesaggio è la nostra cultura, siamo noi, siamo quello che
riusciamo a costruire armonicamente sul nostro territorio. Quindi partire dai ragazzi, partire dalle scuole, renderli consapevoli, responsabili, partecipi delle scelte che hanno a che vedere magari con qualche piccolo spazio della comunità, credo che abitui soprattutto i giovani, soprattutto i ragazzi, ma anche le loro famiglie, ad essere più responsabili, più consapevoli del proprio territorio. Ecco, così si costruisce il paesaggio e così si costruisce quella bellezza che è poi un vanto del nostro territorio. Ma io credo che sia un'occasione per i bambini e i ragazzi per sentirsi cittadini nel loro territorio, per sentirsi consapevoli, responsabili, per sentirsi anche accolti in maniera particolare dal loro territorio. Questa esperienza è un modo per venire a contatto in maniera più forte con gli aspetti peculiari, caratteristici del paesaggio in cui i bambini e i ragazzi vivono e che magari conoscono in maniera superficiale. Ecco allora che con l'aiuto della scuola, degli insegnanti, ma anche di altre realtà che operano sul territorio, possono conoscere, scoprire, valorizzare degli aspetti del luogo in cui abitano e possono anche crescere sapendo che quel territorio, quel paesaggio, quelle bellezze, quella storia alla fine sono affidati a loro perché possano coltivarli ancora, renderli sempre più vivi e anche sempre più apprezzati non solo da loro ma di chi li visita. Nell'intero progetto un importante ruolo di coordinamento e progettazione è stato ricoperto dalla STEP, la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, che negli ultimi anni sta promuovendo una serie di iniziative rivolte a target molto diversi tra loro. La Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, istituita dalla provincia come autonoma di Trento, ha come principale obiettivo quello di creare una nuova cultura della vivibilità, cioè di aiutare diverse fasce di popolazione, compresi i tecnici, gli ingegneri, gli architetti e gli amministratori, ma anche i bambini e gli adolescenti, a acquisire una nuova modalità di concepire la vivibilità, ovvero sia il nostro rapporto con l'ambiente, con la natura, con il mondo in cui viviamo. Da una vivibilità che per noi come esseri umani è stata una vivibilità contro la natura nel corso della nostra storia, il problema diventa quello di stabilire una nuova alleanza con la natura, di creare una nuova cornice nella quale riconosciamo di essere parte del tutto e quindi scopriamo le condizioni per darci uno sviluppo appropriato, un'economia appropriata che sia contemporaneamente rispettosa degli spazi di vita e quindi del paesaggio. Il paesaggio in questo senso quindi è inteso come punto di connessione fra mondo interno e mondo esterno e quindi come luogo, spazio e forma di vita. Educare le giovani generazioni a questa nuova cultura della vivibilità è uno degli obiettivi che abbiamo. I ragazzi delle scuole, accompagnati dagli insegnanti, hanno realizzato una serie di progetti che hanno interessato il territorio dove vivono. Progetti concreti elaborati attraverso il lavoro di gruppo e presentati successivamente alla comunità in varie occasioni. Ecco un'idea di quanto proposto dai ragazzi. Siamo le ragazze della Scuola Media Federico Albert di Rovereto e rappresentiamo le classi terza C e terza D che hanno svolto il progetto Cittadini in Erba, Io vivo qui, assieme ai nostri compagni di classe e agli insegnanti. Questo progetto è iniziato a febbraio e si è concluso a maggio. E durante questo periodo abbiamo attraversato varie fasi. La prima fase consisteva nella spiegazione dei nostri insegnanti del progetto. La seconda, un'uscita guidata nella zona industriale per vedere più da vicino il territorio che ci circonda. La terza fase del nostro progetto era la realizzazione di pannelli sulla riqualificazione della zona industriale e si è svolta come un concorso di idee. I ragazzi hanno lavorato al massimo del loro impegno, come potete vedere anche dai pannelli inquadrati, e i lavori svolti sono stati a livelli massimi, eccellenti, e hanno partecipato con entusiasmo e con molto impegno in tutte e tre le fasi
e nella fase poi di realizzazione di ogni singolo pannello hanno esposto e illustrato in relazioni il loro progetto e abbiamo dato massima visibilità attraverso delle planimetrie correlate con le loro leggende. Questa esperienza l'abbiamo vissuta andando ad effettuare delle uscite sul territorio. Io arrivo dall'Istituto Comprensivo Varrendena e quest'anno abbiamo analizzato l'Alta Varrendena, quindi Madonna di Campiglio e Sant'Antonio di Mavignola. Il progetto, dal titolo Paesaggi lenti, paesaggi veloci, riguardava appunto la percezione del paesaggio attraverso i diversi tempi di percorrenza. Quindi abbiamo utilizzato diversi mezzi di trasporto, quali la cabinovia, l'autobus, i sentieri appunto che stanno alle pendici del Brenta. Adesso vedremo di continuare l'anno prossimo analizzando la Bassa Valle, quindi la scuola il territorio attorno alla scuola di Spiazzo e utilizzando bici, quindi piste ciclabili, eccetera. E vedremo poi se emergeranno delle problematiche o delle criticità, insomma, da poter poi comunicare e dialogare con le amministrazioni comunali. È stato molto interessante, noi siamo partiti poi da una richiesta del territorio, abbiamo una chiesetta carpeneta che è quella di San Valentino che è stata recentemente ristrutturata e restaurata nei suoi affreschi che sono del 500 e c'era il desiderio di valorizzare questo piccolo tesoro artistico e storico della zona. Siamo partiti da questo e poi abbiamo scoperto che la chiesetta era costruita su un sentiero medievale che aveva delle storie interessantissime che subito hanno appassionato i ragazzi perché era infatti chiamato il sentiero dei morti, cioè quando non c'era il cimitero a Folgaria, bisognava portare proprio i morti fino ai primi del Novecento giù a Volano e la cosa è partita proprio dai ragazzi, ha entusiasmato così tanto la classe che poi abbiamo concluso partecipando a una festa tradizionale di Folgaria molto sentita dalla comunità che è la Sagra delle Fave, una festa cimbra che si festeggia ogni anno dal Settecento e in quell'occasione i ragazzi hanno proprio presentato alla comunità tutte le storie scoperte sul sentiero, storie scoperte però attraverso lo studio delle fonti storiche reali, perché non c'era nulla di stampato, non c'era nulla su internet, abbiamo dovuto andare a ricercare i documenti storici nell'archivio storico proprio della parrocchia e i ragazzi sono anche entusiasmati perché hanno trovato la storia delle loro famiglie, i loro alberi genealogici che partivano dal 500, per cui da una piccola cosa che era valorizzare una chiesetta, in realtà è nata una grande cosa che ha interessato i ragazzi a vari livelli. Siamo veramente partiti dal territorio e dall'osservazione dello stesso. Ci siamo divertiti in quanto i ragazzi sono diventati turisti del loro stesso paese, in quanto siamo usciti con macchine fotografiche, blocchi di appunti e siamo andati in giro a osservare semplicemente. E dal materiale poi raccolto, lo abbiamo poi integrato anche con interviste e ricerche, abbiamo costruito un percorso concentrato sulle piazze, sul Castellalto e sulle vie storiche del paesino di Telve. Hanno aderito a questo progetto 3 classi terze e il punto di partenza è stato in comune per tutte e 3 le classi, in quanto siamo partiti proprio dai luoghi dell'anima. Cioè i ragazzi hanno portato delle 5 foto selezionate di luoghi a loro particolarmente cari ed è stato bello anche osservare che tra i luoghi che loro hanno selezionato ci sono paesaggi o baite o ancora case, la casa di montagna e da questo punto di partenza poi abbiamo colto anche lo spunto e l'occasione per approfondire determinate tematiche. Dunque un'iniziativa che ha fatto toccare con mano alle nuove generazioni i concetti di territorio, paesaggio, comunità. Saranno proprio loro un domani a vivere in prima persona queste tematiche. I progetti svolti dalle scuole sono estremamente interessanti proprio nel modo in cui declinano a livello locale questa proposta che è stata fatta per tutte le scuole, cioè la possibilità di partire dall'osservazione del paesaggio locale riconoscendolo proprio, riconoscendolo come qualcosa che ci appartiene e al quale si appartiene e da qui riuscire a costruire una fase sia conoscitiva, una conoscenza che appunto mette in gioco anche le emozioni, sia una fase di tipo progettuale.
e servendosi, sono progetti in cui la scuola non ha lavorato da sola, ma ha lavorato in collaborazione con le altre agenzie del territorio, ha lavorato in collaborazione con sia per la ricerca di materiali, di fonti, sia per costruire insieme una propositività. Questi mi sembrano alcuni aspetti estremamente significativi proprio per maturare uno sguardo che è importante per i singoli luoghi, ma che è importante anche poi come modalità attraverso cui possiamo poi andare a guardare anche i luoghi in cui altri vivono o i luoghi in cui noi andremo a vivere. Tutti i materiali e le informazioni sul progetto sono disponibili sulla piattaforma interattiva Io Vivo Qui.